Padre Pio aveva le stimmate. Non ho salutato, vi saluto adesso. Tanto, siamo fra amici. C'è una foto di Padre Pio che va a Ruba, è quella in cui sta così e fa vedere le stimmate. E se voi osservate il suo sguardo, io lo so perché me l'hanno detto i testimoni al processo, altrimenti come avrei saputo, avrei potuto saperlo. Ebbe l'ordine dal padre guardiano di dover far fotografare le stimmate e lui non voleva. E lui non voleva, perché era la cosa più umiliante per lui farsi toccare e vedere le stimmate. Però il superiore disse, per virtù di santa obbedienza ti devi fare questa foto. E Padre Pio accettò, ma pensò in cuor suo, lo sguardo nessuno me lo può togliere. E difatti in quella foto il suo sguardo non è lo sguardo dolce di Padre Pio, perché le stimmate per lui erano una cosa più grande di lui, una cosa che non avrebbe mai voluto, ma che accettava perché Dio gliele aveva mandate, Gesù lo aveva toccato. C'è un altro episodio che è importante, è quello di Padre Gemelli. Padre Gemelli, un grande cappuccino, no, frate minore, non era cappuccino, frate minore, fondatore della Civiltà Cattolica, era medico e lui si sentiva autorizzato sia per la sua elevatura culturale, sia per la sua posizione di onore, si sentiva autorizzato a fare quasi quello che voleva lui a tal riguardo. E andò da Padre Pio. Padre, devo visitarla. E Padre Pio disse, c'hai permesso? No, non ho il permesso, ma io non ho bisogno, io sono medico. No, disse, io non mi faccio vedere. E Padre Pio si rifiutò di farsi vedere da Padre Gemelli. Su questo poi sono nati tanti altri pettegolezzi, ma la verità è questa. Padre Pio sopportava le stimmate per amore di Dio, non per ostentare la presenza di Gesù in lui. Caro Padre Pio, non ci mandare le stimmate, ti raccomando. Dacci la forza solo di portare la croce ogni giorno. Grazie. Amen.